mondo è fermo, l'Europa è ferma, l'Italia è ferma, la Sicilia è ferma, ma Ivano Messineo continua a lavorare, anzi, lavora un pizzico più di ieri, perché con la sua Messineo Consulting è nel pieno delle attività che svolge di solito. Ciao Ivano, come stai? Ciao, tutto bene, diciamo, si fa per dire, bene. Sì, si fa per dire. Nei limiti del possibile andiamo, si sta bene. Sì, per quello che, diciamo, la circostanza ci offre in questo momento, va bene, sicuramente riusciamo a difenderci bene e riusciamo a fare il nostro servizio ugualmente bene. Tu in questo momento sei a casa, no? Sei nella parte esterna della tua abitazione. Sì, fortunatamente abito in campagna. Fortunatamente ecco, vedo una vegetazione, perfetto. Sì, sentirei anche qualche cane che abbaia, ma questo ci sta, fa parte del coronavirus. Anzi, ci mancano molti cani che abbaiano, ci mancano i rumori normali, ci mancano moltissimo. Tu hai due studi, uno a Caltagirone ed uno a Catania, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Hai la scuola tra queste due città, tra l'altro una Caltagirone. Raccontami qualcosa, perché Caltagirone è al centro praticamente della Sicilia, ma rinomatissima nel mondo per l'export di ceramiche, artigiani di grandissima eccellenza. In questo momento si soffre con il blocco dell'export o con l'online ci difendiamo? Come funziona? C'è chi riesce a difendersi, chi era preparato e già la gran parte lavorava con l'online, perché già da una decina d'anni quasi tutti si sono attrezzati con le vendite per corrispondenza, quindi telematiche, e con la spedizione delle ceramiche. Ma in questo momento anche il mondo delle spedizioni ha avuto comunque un tracollo, un trauma, perché benissimo sai, sono diminuite. Caltagirone in questo momento balza alla cronaca per l'ospedale Gravina, dove è diventato centro Covid, abbiamo diversi ricoveri di pazienti purtroppo provenienti da diverse parti della Sicilia, devo dire negli ultimi giorni in diminuzione per fortuna, perché la situazione sembra leggermente migliorare di giorno in giorno, ci stiamo comportando bene, devo dire, sai, sono pane da casa. È vero, sono molto contento, a parte qualche caso sporadico che fa notizia, e questa è una cosa buona, il fatto che qualche stupido faccia notizia vuol dire che tutti noi riconosciamo in quello la cosa da non fare. Quindi, insomma, credo che il problema non sia non arrostire i carciofi il lunedì di Pasqua o non mangiare la carne fuori. Se si mangia al forno per un anno, basta che ci ritroviamo fra 6 mesi, possiamo fare tutte le grigliate che vogliamo. L'importante in questo momento è superare questo momento di difficoltà, non sia il problema della Pasquetta o della Pasqua in processione. Sono d'accordo. Abbiamo eliminato tutto per il bene di tutti, e se continuiamo a reagire così, a comportarci così, penso che la situazione possa essere migliore per tutti e per il bene di tutti. Dobbiamo continuarla a fare. Quanto è difficile per te fare la scuola tra due città che poi sono anche ben collegate, tutto sommato, però ci sono realtà completamente diverse, avrai dei clienti completamente diversi a Caltagirone rispetto che a Catania, no? Sì, le realtà sono ben diverse. Qui si va principalmente appunto sull'artigianato, perché la fa da padrona sicuramente l'industria della ceramica, la produzione e la vendita di ceramiche, ma ci sono anche altre attività che fioriscono a Caltagirone. Devo dire, il momento non è... Sì, di riflesso, insomma... Anche di riflesso, invece su Catania magari abbiamo qualche azienda più grossa, professionisti di diverso spessore, ma è chiaro che nella città comunque è più facile che le attività siano differenti, magari di diversa tipologia rispetto a quelle che possono essere le attività del paese, che poi paese, Caltagirone è sempre una 40.000 abitanti circa, è un paese grosso, comunque un centro che più volte ha tentato di diventare provincia e ha un bacino di comuni con cui si arriva con tutta l'utenza a 150.000 abitanti con tutto il comprensorio, quindi comunque è una città importante che racchiude anche 15 comuni del Calatini Sud Simeto, anche grossi, quindi si arriva a servire diversi centri, quindi comunque una città importante rispetto alle cittadine o ai paesi, una grossa città Caltagirone. Che siano di Caltagirone, che siano di Catania, tu hai un rapporto particolare con i tuoi clienti, con i tuoi followers, perché ho sbirciato naturalmente sulle tue pagine, sulla tua pagina Facebook in particolare. Prima del Covid tu già con cadenza settimanale davi degli aggiornamenti. Ora, questa scelta, questa tua politica, da un lato è assolutamente condivisibile, dall'altro può far pensare, ma se il commercialista mi dà la consulenza senza che io gliela chieda, perde clienti o magari
aumenta la sua immagine, quindi, cioè, come la vedi tu? Come ti poni nei confronti di questa cosa? Allora, intanto lo faccio principalmente per dare un servizio aggiuntivo ai miei clienti, ma per indotto anche chi non è mio cliente a questo servizio, perché basta poi collegarsi sui canali social, esatto, e le notizie anche non a pagamento, capisco anche il messaggio che mi vuoi dare, ma questo sì, non importa. Cioè, sì. È bello però strano. Diciamo che è strano perché comunque purtroppo si ragiona sempre solo da un punto di vista economico e monetario, ma questo non è il mio caso, perché a me interessa principalmente coccolare i miei clienti, servirli, ma anche accaparrarne possibilmente altri o comunque anche simpatizzanti che se hanno bisogno mi chiamano. È successo anche in questo periodo che anche clienti di altri studi e di altre realtà hanno avuto bisogno, io sono stato a disposizione, perché comunque non si fa tutto solo per i soldi o solo perché devi servire i tuoi clienti. Ecco, esiste anche un senso civico, c'è vocazione, una vocazione anche quando si parla di numeri. Ho tante curiosità, tu fai soltanto consulenza fiscale, consulenza aziendale o anche personale con il tuo studio? Oppure magari ti appoggi anche ad altri? Sì, sì, mi appoggio per la consulenza del lavoro, mi appoggio anche con dei collaboratori interni ed esterni allo studio per le consulenze bancarie, faccio anche revisioni di cooperative, insomma un po' di tutto, perché ci dobbiamo anche difendere e cercare di diversificare il lavoro, perché chiaramente il vecchio lavoro del ragioniere, tra virgolette, di una volta che passava, esatto, è un po' finito. È un po' finito anche perché ormai con la fatturazione elettronica, tranne in alcuni casi di poche fatture che non passano dal sistema elettronico, tutte ormai le abbiamo già al programma telematicamente, e in qualunque momento con il cassetto fiscale si possono prelevare tutte le fatture, quindi diciamo diventa un po' riduttivo parlare di ragioniere di una volta caricamento di fatture, è una cosa un po' retrograda. La cosa bella è che tu hai il termometro di tantissimi imprenditori che si stanno scontrando con un momento che non era mai stato visto. Solitamente si dice la storia è maestra di vita, in questo caso la storia non ci aiuta moltissimo. Ci sono tante aziende che si stanno dovendo misurare, confrontare con delle manovre fiscali che per molti risultano adeguate. Parlo semplicemente di lettura di home page di Facebook, di Instagram. Non c'è molta soddisfazione. Tu che mi dici al riguardo? Devo dire che un buon 50%, anche con l'aiuto dei figli che vanno all'università e che comunque sono più usualmente più utilizzano questi strumenti informatici, sono già avvantaggiati perché riescono a sopperire a questa mancanza personale, perché cosa vuoi? Chi a 65 anni, 60 anni deve mettersi lì a imparare i canali social, ha un po' di difficoltà anche come mentalità, ma trovo anche quelli che si cimentano e riescono. Poi c'è quello che col figlio, col nipote, con la fidanzata del figlio riescono comunque a sopperire, e sono riusciti anche a mandare i documenti, perché in questa fase ci sono tantissime domande anche di bonus da inviare, ma non ci possiamo incontrare, quindi molti documenti devono essere scansionati, firmati e devono pervenirci, ecco, quindi, tramite, esatto, canali già a monte. Certo, quindi noi dobbiamo lavorare da casa, a volte anche in studio, perché abbiamo dei documenti che dobbiamo andare anche a controllare in ufficio, ma ci siamo attrezzati con lo studio a casa, ma i clienti non sempre hanno la stampante, il fax a casa, quindi si devono anche loro un po' barcamenare e destreggiare per cercare di venirci incontro, perché il lavoro è cambiato, e penso che però il fatto che noi già eravamo preparati a questo sistema ci abbia un po' avvantaggiato, perché noi, come hai detto tu prima, già da un annetto e mezzo, due anni a questa parte, utilizziamo molto gli strumenti social, e quindi già i clienti sono abituati anche attraverso le bacheche del sito a lasciarci i documenti, usare Dropbox dove possono parcheggiare le fatture e i documenti, e noi possiamo anche con delle password andarle a prelevare, quindi non necessariamente col contatto. Snellire un po', esatto. Sì, cosa sì, che in questo momento però lo Stato non sta facendo, nel senso che c'è una farragine, c'è una burocrazia che si dice a parole di voler snellire, ma in realtà ci sta rallentando moltissimo. Anche dei siti, cioè i siti di cui parlavi. Cioè, allora, io non me la sento di condannare nessuno, anzi faccio i complimenti a Conte, perché comunque sta cercando di sopperire alle difficoltà del momento, ma sicuramente ci sono difficoltà logistiche e anche burocratiche, perché l'Italia forse non era preparata a questo periodo di pandemia, quindi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, è proprio vero, perché anche per la semplice domanda del bonus di 600 euro
abbiamo perso 15-20 giorni per stabilire i criteri e poi due giorni il sito è stato impallato e solo oggi apprendo che forse qualcuno sta percependo i primi 600 euro, ahimè, necessari almeno per la spesa. Lordi. Anche questo è da rettificare, perché ho visto oggi il bonifico di un cliente che mi ha mandato, sono 600 netti e non fanno reddito, quindi questo voglio dare atto allo Stato che era anche questa del lordo una bufala, una fake news, quindi sono 600 euro netti. Ah, ecco, questa che, per me è una novità, che l'avevo data per buona. Sì, e ogni tanto girano anche le fake, dobbiamo dare atto che sono 600 netti e che non vanno tassati perché non fanno reddito, quindi almeno queste le cose vanno dette, sia belle o brutte che siano, vanno dette, ma bene, le cose vere vanno dette, noi diciamo la verità. Questa è una cosa che ci contraddistingue. Sì. A tuo avviso, questo, ora non so come dirla perché poi non voglio neanche io attaccare nessuno, perché insomma ho anche stima del governo che sta affrontando una situazione per la prima volta, ma non sarebbe stato meglio bloccare le tasse anziché sospenderle e rinviarle, annullarle per quest'anno? Non sarebbe stato più saggio? Purtroppo tu hai ragione, in questo momento spostarle non aiuta, perché comunque a giugno poi li devi pagare e di qui a giugno non riaprendo, non avrai neanche i fondi. È anche vero che stanno uscendo delle misure agevolative, come ad esempio il prestito dei 25.000 euro senza garanzia, anzi col garantito al 100% dallo Stato, a cui tutti dovrebbero avere accesso. Quindi comunque le persone si lamentano perché dice: vabbè, mi faccio il prestito per pagare le tasse sempre a loro. L'ho capito, da un lato li prendo, dal lato li levo. È un ragionamento un po' contorto, però è anche vero che bisogna mettersi nei panni che uno Stato vive anche di entrate fiscali e deve anche assolutamente avere entrate, altrimenti sì. Andiamo in default. Magari ridurre un po' e annullare le tasse, ecco, questa è la soluzione io che mi sono dato io nella testa. Forse io mi viene da dire, ma giustamente non voglio attaccare nessuno, l'avrei spostata ancora un po', perché giugno è presto, non riaprendo tutte le attività a maggio, a giugno, non penso che il primo pensiero sia quello di andare a pagare le tasse, perché penso che prima si penserà a pagare i dipendenti, l'affitto e a mangiare per i propri figli, dopodiché se si possono pagare si pagano le tasse, se no molte aziende chiuderanno o molte avranno nuovamente problemi di pagamento di queste tasse, spostarle significa che le devi pagare e se non ci arrivi poi vanno all'esattoria, come dicevano, diventano cartelle esattoriali, poi certo, si vedrà. Intanto è importante però salvare la pelle. Ivano, ti faccio un'ultima domanda, con te parlerei tantissimo perché mi piace anche il non tuo problema, di, anche tu, di rispondere e di interloquire. Ci sarà qualche tuo cliente con l'umore veramente sotto i tacchi, anzi probabilmente ti avranno espresso il desiderio di non ripartire, saranno molto scoraggiati. Come li stai incoraggiando? Li assecondi oppure cerchi di fare anche il motivational da questo punto di vista? Allora, diciamo che di chiusure vere e proprie ne ho sentite un paio, ma perché erano già nell'aria. Devo dire che gli altri stanno resistendo quasi tutti, anche perché stiamo aspettando questi 600 euro che poi diventeranno 800 e probabilmente anche altri 800 per il mese di maggio, e stiamo aspettando questi finanziamenti agevolati, stiamo aspettando che la macchina si rimetta in moto e quindi l'economia riparta, perché se si riparte e si riparte bene si può anche recuperare la situazione. Noi auspichiamo ovviamente questo. Io non lo faccio per un interesse personale, ma perché sono diventato ormai anche motivatore e anche una persona di riferimento, ma lo dico veramente perché potreste sentire anche i miei clienti, e poi qualche volta ci passiamo anche questo piacere di sentirli, perché loro mi stanno sentendo vicino, e questa è una cosa bella, perché ho ricevuto diversi complimenti, diversi messaggi in cui mi dicono: meno male che tu rispondi, mi mandi WhatsApp anche alle 10 di sera, alle 11, capisco che è una cosa un po' strana e poi dovremo tornare alla normalità, ma in questo momento per l'azienda che ha difficoltà, paura, non sa a chi chiedere aiuto, il commercialista è una figura fondamentale, ma non lo dico per me, solo io, tutti i commercialisti, tutti i miei colleghi, siamo diventati fondamentali per le aziende, perché diamo forza, coraggio, determinazione a chi in questo momento forse avrebbe mollato tutto. Invece li abbiamo sostenuti, aiutati anche senza vedere un euro, perché in questo momento non si sta lavorando. Beh, certo. Anzi, lavora in previsione di aiutarli per poi avere il riconoscimento, e devo dire che molti di questi clienti stanno dicendo che effettivamente stanno riscoprendo il ruolo fondamentale del commercialista che stia vicino. Quanto meno una gratifica di una figura che per troppi anni è stata bistrattata. Sì, perché noi, nessuno ha parlato, sicuramente guardate, i medici, la polizia, le forze dell'ordine stanno facendo un lavoro encomiabile e vanno elogiati, ma nessuno ha parlato in questi giorni del commercialista, e vi assicuro che comunque
avere un commercialista vicino in un momento così difficile è importante, sia dal punto di vista psicologico, ma anche per credere nella rinascita e nella possibilità di risvegliarsi appena l'economia si rimetterà in moto. Quindi posso dire con orgoglio che continuerò a farlo, continuo a fare come ho sempre fatto, ancora di più in questo momento che spero passi presto. Va bene? Speriamo tutti. Abbiamo parlato di aziende, mi tiri l'ultima domanda. Parliamo di dipendenti, perché mi hai detto che insomma tocchi anche quella, quel tipo di... pensi che questa cassa integrazione arriverà a una liquidità relativamente presto? Protrarremo per qualche altro mese? Cosa pensi tu? Allora, la cassa integrazione ordinaria, già sono state accettate le prime domande e a breve arriveranno anche le modalità di erogazione. Io penso fine mese abbiamo la cassa integrazione quella ordinaria. La cassa integrazione in deroga si è perso più tempo per l'accordo con le regioni, quindi riguarda le aziende con meno di 6 dipendenti, da 5 in giù. L'accordo è stato fatto, le domande sono state presentate da giorno 7, quindi diciamo da qualche giorno, per cui dobbiamo aspettare ovviamente l'accettazione anche qui della regione e dei vari uffici di collocamento o centri per l'impiego, l'integrazione della documentazione anche. E qui io penso fine mese arriveremo alle prime somme. Comunque purtroppo la burocrazia è quella che è, ma alla fine l'importante è che poi sbloccato il primo mese, che ovviamente sappiamo che la cassa integrazione si può utilizzare per 9 settimane, quindi teoricamente già dal 1° marzo si poteva andare in cassa integrazione, abbiamo 2 mesi e 1 settimana, quindi sino al 10 maggio si può usufruirne, quindi poi prenderemo adesso a fine mese marzo, poi si può prendere subito dopo aprile. Per cui sbloccandosi il primo mese, cioè adesso quella di marzo, penso che sia più veloce poi anche quella di aprile, prenderla magari subito nei successivi 15 giorni. Quindi si potrebbe recuperare il tempo perduto. In tutti i casi, dico sempre questo per esperienza, e questa esperienza del Covid-19 ci ha dato tanto a tutti, perché quando si dice a volte di tenere un gruzzoletto da parte o avere sempre una scorta, è importante già, perché in questo momento... Chi ha sofferto veramente e chi non ha avuto la possibilità, o per ragioni proprio personali, o perché proprio non ha avuto incassi, o perché le cose non ci sono andate tanto bene, non avere una liquidità o possibilità di avere un fido bancario è una cosa che ti riduce veramente in difficoltà estrema. Per cui dico a tutti, consiglio sempre, nei momenti di floridità, se hai sempre un gruzzoletto, un castelletto da parte, sempre di averlo, perché bene, oltre che per mangiare, sì. Sì, perché comunque... Avere, ma per gli imprevisti di qualsiasi tipo, certo. Questo in generale nella vita, lo dico anche a livello familiare, è bene sempre avere un gruzzoletto, perché comunque può succedere la qualunque, la guerra, può succedere un Covid-19, e quindi si trova uno preparato bene a reagire al momento di difficoltà. È chiaro che chi non può o non ha avuto la possibilità non ha nessuna colpa, però questo ci ha insegnato a dover anche pensare ai momenti come questi, in cui non è bello ritrovarsi senza un appiglio, anche un fido bancario, una possibilità di avere un allargamento del fido bancario, quindi avere una credibilità bancaria è importante, perché le banche ti vengono incontro subito al momento di difficoltà. Questo una è il consiglio. Una volta si diceva i soldi sotto avisola. È vero, perché comunque... Senti, sì. Sì, no, comunque è sempre bene avere le spalle parate. Sento che qualcuno ti reclama, con chi sei a casa? Sono a casa con mia moglie, che anche lei insegnante, deve svolgere sue lezioni online, quindi ci dividiamo gli spazi per poter occuparci dei 2 bambini, che anche loro hanno il cortile, hanno bisogno di fare i giri con la bicicletta, di scendere, andare a portare il mangiare cani, le loro sacrosante, quindi ci dividiamo gli spazi, i tempi, e ovviamente ci stiamo cercando di difendere bene. Devo dire che comunque la famiglia, devo dire che ha avuto grandi vantaggi da questo Covid, perché mai siamo stati così tutti quanti insieme, devo dire. Guarda, niente scuola, papà e mamma a casa, si può giocare, insomma, quindi tutto sommato. Ovviamente questo significa che magari gli orari di lavoro sono diversi. Se qualcuno si vede recapitare un messaggio mio alle 2-3 di notte, è normale, perché si dorme magari sino a più tardi, si fa la nottata per studiarsi le leggi e prepararsi al giorno dopo. Pomeriggio a volte si fanno 2-3 ore di pausa per stare con i bambini, ma ci sta con piacere. Si riscopre anche il senso della famiglia. Questa è una cosa importantissima che abbiamo scoperto tra le cose negative del Covid. Grazie, Ivano Messineo. Messineo Consulting, ti ringrazio. Ultima cosa, hashtag noi non ci fermiamo. Assolutamente, restiamo a casa. Ci vediamo, grazie a voi. Ciao.